Il progetto Storie e percorsi letteratura in città nasce dalla collaborazione del Museo Diffuso con Istoreto e vuole accompagnare le classi del primo e del secondo ciclo alla scoperta di Torino, città segnata dalla guerra e dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo. Il viaggio inizia dal museo, dove i ragazzi possono esplorare il passato attraverso l'ascolto delle testimonianze e la lettura delle lapidi, segni tangibili della resistenza. Con l'ausilio delle guide, Torino palese i luoghi della memoria, permettendo ai giovani studenti di ricostruire la storia locale, specchio e raccordo della grande storia che ha portato il paese a diventare una repubblica e a darsi una costituzione. Il percorso poi prosegue nelle sale di Istoreto. Lì le classi saranno coinvolte in tre laboratori didattici connessi a Torino, città delle leggi razziali, della guerra nelle sue narrazioni, delle lapidi commemorative. Questi tre temi sono declinati per i tre ordini scolastici, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, e prevedono una partecipazione attiva da parte degli studenti. Vi aspettiamo con i tre appuntamenti nei mesi di novembre, febbraio e aprile.